Pavel Sivakov! Si chiama Pavel Sivakov, non ha neanche 20 anni, è russo, vive in Francia, è nato in Italia, ha vinto il Giro d'Italia Enel Under 23 2017 con 9 secondi di vantaggio sul secondo e 17 secondi di vantaggio sul terzo. Una gara bellissima. L'applauso, l'applauso di capo imperatore per Pavel Sivakov! Arrivano le medaglie per i primi tre corridori classificati. Medaglia d'oro per Pavel Sivakov, medaglia d'argento per Lucas Hamilton e medaglia di bronzo per il terzo, Jay Hindley. Ha appena consegnato la maglia rosa al vincitore del Giro d'Italia nel 2017. Siamo in questo posto, rifacendosi anche alla sua qualifica aziendale. È difficile non amare il ciclismo in questo momento, è difficile non amare il territorio in questo momento. Assolutamente d'accordo, siamo a Cima Pantani e qui Pantani vinse il Giro d'Italia Under 23, Enel quest'anno ha decisamente voluto sostenere il Giro d'Italia Under 23 per premiare il carattere giovanile, quindi l'impegno dei giovani per crescere, puntare sui giovani per il futuro. Enel, lo ha detto lei, sponsor del Giro d'Italia professionisti, sponsor anche di questa manifestazione, guardando alle speranze e alla speranza. Assolutamente, erano diversi anni che il Giro Under 23 non veniva in Italia, appunto, e quindi siamo veramente orgogliosi di aver sostenuto quest'anno la ripresa anche del Giro giovanile, quindi Under 23. Un giro planetario oltretutto. Assolutamente, i tre vincitori venivano tutti quanti dall'estero, fra l'altro è stato simpaticissimo lo scambio di battute con il vincitore perché mi ha ricordato che suo papà è nato a San Donà del Piave. Sindaco Cialente, per vincere in Abruzzo bisogna essere forti. Sì, bisogna essere forti, l'Abruzzo ha vinto la sua sfida nel post-sisma, l'Aquilano, e anche questa è una riprova. Qui su vedrete, fra 2 o 3 anni sarà tutto rimesso a nuovo. Io devo ringraziare Enel, perché quando qui il tempo è tale che abbiamo dei problemi, gli uomini di Enel vengono a lavorare in condizioni proibitive. Con Enel abbiamo un grande rapporto sin da dopo il sisma, grandi amici, abbiamo fatto grandi investimenti sperimentali, abbiamo qui un centro di addestramento che è stato un segno di attenzione. Credo che sia una bella cosa, perché cominciare ad investire sui giovani è una grande prova di generosità, andare avanti, perché sarà importante ridare a questi ragazzi la possibilità, ai nostri ragazzi e anche altri, di cimentarsi come i più forti pari età di tutto il mondo. E investiamo sul ciclismo italiano e credo che ci dà grande soddisfazione, perché è veramente uno sport vero. Avete visto salire qui? Qui non puoi, sei te, la bicicletta, il tuo cuore che pompa, i tuoi muscoli, i polmoni che si riempiono d'aria. Tutta energia, insomma, Enel e l'Abruzzo si danno la mano. Grazie sempre, forza Abruzzo.